Seconda finale di giornata dal capannino di Follonica. In pista le formazioni under 15 di Breganze e Prato. Finale scudetto, il Breganze è arrivato a questo appuntamento battendo il Viareggio nella semifinale per 4-1. Il Prato invece si è sbarazzato del Montecchio per 2-1. Seconda finale di giornata, come dicevamo, nella prima disputata questa mattina il Follonica non è riuscito a centrare lo scudetto, è stato infatti sconfitto dal Valdagno per 2-1 in una gara elettrizzante, conclusasi con un tiro diretto proprio a un secondo dalla fine per il Follonica, fallito, e quindi scudetto al Valdagno. Partita è iniziata da 40 secondi, diamo lettura intanto delle formazioni. Il Prato in pista con il numero 30 Stefano Zampoli, il numero 2 Matteo Branchetti, il numero 3 Tommaso Barzocchi, con il 4 Andrea Santoro, con il 5 Maurizio Baldesi, con il 6 Jacopo Raggioli, con il 7 Lucchesini Lorenzo, con l'8 Marcos Cipriani, con il 9 Gabriele Esposito, con il 40 Francesco Vespi. Breganze in pista con il numero 1 Matteo Dalla Valle, con il 2 Silvio Costenaro, con il 3 Edoardo Vedramin, con il 4 Guido Sgaria, con il 5 Andrea Dalla Valle, con il 6 e c'è il gol! C'è il gol intanto del Prato con il numero 5 Maurizio Baldesi, gran tiro dalla distanza e palla che si è insaccata alle spalle di Matteo Dalla Valle, quindi si sblocca dopo neppure un minuto e mezzo la sfida. Prato in vantaggio per 1-0 sul Valdagno. Finiamo infatti di leggere le formazioni con il numero 6 appunto Nicolò Bocconcello, con il 7 Francesco Compagno, con l'8 Andrea Scortegagna e con il 10 Veronica Caretta. Gli arbitri sono i signori Joseph Silecchia e Matteo Galoppi. Partita dunque sbloccata, il Prato è passato in vantaggio appena 1:30 dall'inizio della partita e gol di Maurizio Baldesi. Breganze adesso in avanti nella metà pista. Breganze che gioca in tenuta classica, maglietta rossa, pantaloncini neri, calzettoni neri. Il Prato con la maglietta gialla, pantaloncini blu e bande orizzontali blu. Prato in avanti, Barzocchi entra in area, cerca di, c'è il tiro intanto del proprio di Barzocchi, palla che viene respinta da Dalla Valle, occasione subito per il Prato per raddoppiare dopo il gol iniziale che le permette appunto di condurre la sfida per 1-0. Breganze in avanti con il numero 7 Francesco Compagno. Il Compagno va al tiro, un tiro in realtà piuttosto fiacco, nessun problema per Zampoli, estremo difensore del Prato. Ancora il Breganze tenta da dietro porta Guido Sgaria di sorprendere la difesa del Prato, però molto attenta, niente da fare, si riparte con il numero 8 Scortegagna del Breganze, da questi a Costenaro, palla verso il capitano, il numero 7 Compagno. Compagno tenta un'azione personale, poi si avventura in un dribbling e scaraventa verso la porta, ma il tiro non irresistibile viene respinto da Zampoli. Prato in avanti con il numero 3 Barzocchi, fermato, riparte il Breganze in azione di rimessa. Branchetti, ancora il Breganze con Sgaria,
palla per Costenarda, questa è ancora Sgaria, non riesce però a prendere la pallina, finisce sulla stecca del numero 5 Baldesi. Baldesi verso Branche, verso Barzocchi, scusate, il tiro di Barzocchi e la respinta di Matteo Dalla Valle. 10 minuti 15 secondi alla fine del primo tempo, risultato che premia per il momento la formazione giallo-blu del Prato per 1-0. Ricordiamo il gol appunto del vantaggio dei Lanieri, firmato da Baldesi dopo appena 1 minuto e 30 di gioco. Breganze in avanti con Compagno, da questi al capitano Dalla Valle, perde però la pallina, poi malamente la recupera sempre il capitano della formazione rossonera, Compagno, che va poi al tiro, un tiro insidioso, forte ma centrale, nessun problema per Zampoli. Ancora Breganze in avanti, sempre con Compagno, che fino a questo momento si è rivelato uno dei più pericolosi della sua squadra. Sempre Breganze, Costenaro manovra verso Compagno, il tiro di Compagno dalla distanza, gran botta, intercetta però Baldesi, autore del gol del Prato, palla che finisce fuori dalla pista, si riprenderà quindi con una punizione in favore del Breganze. Costenaro sul punto di battuta verso Sgaria, ancora Costenaro, botta dalla distanza, Zampoli ancora si oppone, palla poi che sfugge a Costenaro e viene recuperata dai difensori del Prato. Breganze più vivo, ma il risultato fino a questo momento premia il Prato, che conduce per 1-0. Breganze in avanti con Costenaro, da questi a Scortegagna, verso Compagno, doppio dribbling, molto bravo, alza e schiaccia, viene poi fermato Compagno dai difensori Lanieri, che però perdono praticamente subito la pallina, la recupera il numero 2 Costenaro, cerca un dribbling e poi non riesce a concludere, ma ancora Costenaro che manovra per i rossoneri del Breganze. Sempre Costenaro, tiro dalla distanza, deviazione molto bella di Compagno al volo, non c'entra però la porta, ancora Compagno al limite dell'area, dribbling e dopo dribbling e finta, e alla fine il tiro deviato da Zampoli. Costenaro, Compagno scusate, sta veramente creando il panico nell'area di rigore del Prato, assolutamente il migliore dei suoi fino a questo momento. Ancora Breganze, palla però fermata, e riporta in avanti il Prato, c'è un tiro di Esposito, tiro però abbastanza fiacco, la pallina arriva a malapena verso la porta del Breganze, Breganze che si è già riversato nella metà pista del Prato. C'è un fallo intanto fischiato dagli arbitri a favore della formazione rossonera. Sgaria in possesso di pallina, scarica per Costenaro, il tiro di Costenaro deviato, palla che esce ancora dal rettangolo di gioco, riprenderà la partita quindi con una punizione a favore delle Breganze. 7 minuti e 13, Breganze 0 Prato 1, gol in avvio da parte della formazione giallo-blu di Baldesi, c'è il gol, il pareggio del Breganze, che non poteva non arrivare, il gol realizzato dal numero 2 Costenaro, pareggio arrivato al minuto numero 8, il gol di Costenaro dal limite dell'area, palla che ha sorpreso l'estremo difensore del Prato Zampoli, quindi ristabilita la parità 1-1 tra Prato e Breganze.
1-1 dunque tra Prato e Breganze, quando scocca in questo momento il minuto 8:30. Prato che si porta in avanti, c'è un tiro dalla distanza del capitano Barzocchi, il tiro però è stato respinto dalla difesa rossonera. Compagno in avanti, salta un uomo, poi ci ripensa, torna indietro, mette una pallina in mezzo che viene raccolta da Scortegagna, il tiro di Scortegagna, palla però che esce abbondantemente alla destra del portiere Zampoli. Time out intanto chiesto dal Breganze. Partita che è ripresa sul punteggio di 1-1 quando mancano 5 minuti e 50 scusate, alla fine del primo tempo. È il Prato che manovra con il capitano Tommaso Barzocchi, ancora Barzocchi, salta un uomo, tenta un'altra schiaccia, intercettato però dall'autore del gol del pareggio, Silvio Costenaro. Ancora Prato, sempre con Barzocchi in possesso di pallina, la perde per un attimo, poi la recupera il Prato con il numero 2 Branchetti. Può manovrare adesso con calma la formazione giallorossa, recupera però il Breganze con Compagno, tenta la conclusione, Compagno braccato, non riesce a indirizzare verso la porta, ma è ancora lui il capitano, come detto, migliore in pista fino a questo momento. Si avventura un dribbling occasionissima per Sgaria, che a tu per tu con Stefano Zampoli non riesce nella deviazione vincente, veramente a un passo dalla porta, non è riuscito a centrare lo specchio e a segnare quindi il gol che avrebbe permesso al Breganze di portarsi sullo 2-1. Ancora Compagno, assoluto protagonista di questa prima parte, primo scorcio di primo tempo, risultato però che rimane fermo sull'1-1. Guardiamo finale Under 15 per il titolo di campione d'Italia, 1-1 tra Breganze e Prato nella prima finale, quella Under 13 disputata tra il Follonica e il Valdagno, ha avuto la meglio il Valdagno per 2-1. Il Breganze è ancora in avanti con Scortegagna, da questi a Sgaria, ancora Sgaria in possesso di pallina, indietro lo scarico per Silvio Costenaro che ha realizzato, come detto, il gol del pareggio. Sgaria manovra al centro per Costenaro che aveva trovato spazio, la palla non arriva al numero 2 rossonero, recupera Compagno il capitano del Breganze, ci pensa su, cerca lo scambio, l'1-2 con Guido Sgaria, 1-2 che non va a buon fine, Compagno però recupera, Lazza schiaccia il gol di Compagno, Francesco Compagno alza e schiaccia e gol del 2-1. Time out chiesto intanto da Patrizio Lorenzini, coach del Prato. Breganze dunque che si è portato in vantaggio grazie al migliore dei suoi fino a questo momento, quel Francesco Compagno, che ha veramente fatto i numeri, come si dice in gergo, in questi primi 12 minuti di gioco. Breganze quindi che mette la freccia, si porta in vantaggio nei confronti del Prato in questa finale scudetto Under 15.
Si riparte quindi con il Breganze in vantaggio per 2-1. Breganze che riparte adesso in azione di rimessa con il numero 4. La palla per Costenaro, il numero 4 sgaria. Palla d'oro per Costenaro, veramente a un passo dal portiere. Sembrava tutto facile il tiro di Costenaro, però intercettato da Zampoli. Quindi occasionissima per il Breganze per allungare ancora. Breganze che però continua a fare la partita. Compagno questa volta si lascia anticipare da Lucchesini. Lucchesini che però non riesce a servire il compagno smarcato in mezzo all'area. Ed è ancora il Breganze. Partita bella, veloce in questo momento. Breganze che ha ancora un'occasione con sgaria. La palla però viene intercettata dal portiere Zampoli. Prato in avanti alla ricerca ovviamente del gol del pareggio. Mancano 2 minuti e 15 secondi alla fine del tempo. Il punteggio premia fino a questo momento la squadra di Davide Mendo, che conduce per 2-1. Compagno in avanti da questi a Costenaro. Scortegagna dal capitano, ancora Compagno. Costenaro, autore del gol del momentaneo pareggio del Breganze. Scortegagna dietro porta. Breganze se la prende con calma, ancora Scortegagna. Il tiro respinge però Zampoli, e Prato che può quindi alimentare l'azione di rimessa. Esposito, il tiro di Esposito respinto da Dalla Valle. Ancora Prato con Barzocchi. Barzocchi riesce a liberarsi di nuovo. Barzocchi si avventura in area, cerca di concludere, però viene braccato dalla difesa rossonera del Breganze. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco di questi primi 15 minuti. Il Breganze conduce per 2-1. Prato in avanti, fermata però l'azione di Berzocchi. Costanaro in avanti. Compagno chiede la pallina sulla sinistra. Compagno in area, alza e schiaccia, non riesce a colpire la pallina, commette quindi un fallo di stecca alta fischiato dagli arbitri. Batte la punizione il Prato, ma il Breganze recupera immediatamente la pallina. La palla di Scortegagna che accarezza la traversa e si perde poi sul fondo. Ancora un'occasione per il Breganze che sta legittimando il vantaggio conquistato fino adesso. 2-1 per il Breganze, 15 secondi al termine del primo tempo. Breganze che non ha nessuna intenzione di forzare, cerca infatti di far passare i secondi che separano appunto la Breganze dalla fine del primo tempo. Primo tempo che si conclude in questo momento con il Breganze in vantaggio sul Prato per 2-1. Secondo tempo della finale Under 15 Breganze Prato. Primo tempo si è concluso con il Breganze in vantaggio per 2-1. Prato in vantaggio dopo 1 minuto e 30 con Baldesi, poi il pareggio di Costenaro all'ottavo, il gol del vantaggio per l'assoluta di il compagno, il capitano del Breganze, per il 3-1 al dodicesimo, con cui si è concluso il primo tempo. Breganze subito in avanti in questo inizio di ripresa. Pallina recuperata adesso dal Prato. Lo scambio tra Branchetti e Baldesi, intercetta però ancora Compagno che riparte alla grande. Il tiro dal vertice destro dell'area, la gran botta, la respinta di Zampoli. Ancora Compagno indietro per Scortegagna.
Vai nel soccorso Sgaria, indietro. Ancora Compagno, che salta un paio di uomini, si avvicina all'area, gran tiro in diagonale, palla che esce davvero di un non nulla alla destra dell'estremo difensore del Prato Zampoli. Questa volta non si intendano i giocatori del Breganze, ne approfitta Baldesi per lanciare in avanti Lucchesini per il Prato. Povinia. Prato in avanti con Lucchesini, lo scambio indietro, Barzocchi cerca di servire, poi ancora Lucchesini non ci rimette, riparte da Baldesi, Baldesi entra in area, il tiro, la respinta ancora, miracolo, miracolo del portiere Matteo Della Valle, però siamo già di là, anche è miracolo anche del portiere Zampoli, davvero capovolgimento di fronte, prima dalla Valle, doppio intervento che ha evitato il gol del pareggio e poi impresa di dalla Valle che ha evitato appunto il gol del 3-1. Grande azione davvero del Prato, prima del Breganze e poi si infiamma dunque la sfida tra Breganze e Prato all'inizio del secondo tempo. Risultato che vede, che premia fino a questo momento il Breganze per 2-1. Riparte intanto il capitano della formazione rossonera, Compagno, alza e schiaccia, delizioso, ancora Compagno sulla ribattuta, non riesce però a ribadire in rete, assoluto protagonista Francesco Compagno di questa partita, oltre ad aver segnato il gol del momentaneo vantaggio del Breganze, ha creato davvero molte situazioni pericolose. Ancora Breganze, c'è un fischio dell'arbitro, punizione in favore del Prato. Breganze che pressa molto alto, il Prato fa fatica ad uscire dalla propria metà pista, ci prova in questo momento, ma ancora Compagno recupera la partita. La pallina, scusate, viene fermato però da Tommaso Barzocchi, capitano del Prato. Scortegagna intanto recupera la pallina, lo scarico indietro per Costenaro. Costenaro cerca di ragionare, mette poi una pallina in mezzo. Fischio degli arbitri, palla alta, quindi partita che riprenderà quando mancano 10 minuti e 54 secondi alla fine, con una punizione in favore del Prato sul punto di battuta Esposito. Da questi a Baldesi, avanza ancora Esposito, fermato ancora da Compagno che alimenta l'azione offensiva per il Breganze. Il Compagno fa tutto da solo, alza e schiaccia, ancora molto bravo il numero 7 del Breganze, alza schiaccia che termina però al lato della porta, difesa da Stefano Zampoli. Breganze in questa fase assoluto protagonista, assoluto padrone della pista. Il Prato fa quello che può, cerca di reagire in qualche modo, ma in questo momento di fatto c'è una sola squadra in pista ed è quella allenata da Davide Mendo. Ancora Breganze, Sgaria per Compagno, indietro per Costenaro, avanza ancora il numero 2 della formazione vicentina, ancora Costenaro tiene la pallina, cerca di servire Sgaria che si era liberato al centro, non vi riesce per l'opposizione di Esposito, ma ancora Sgaria commette però fallo, il numero 4 del Breganze, punizione in favore del Prato. In pista intanto Branchetti, servito subito ma intercetta Compagno che si libera, il gol di Francesco Compagno, palla intercettata a centropista, servizio per Compagno che si è avvicinato all'area, ha saltato
un avversario e poi ha scaricato in rete. Gran botta, gran gol ancora di Francesco Compagno. Quando mancano 9 minuti e 20 secondi alla fine della partita, Breganze 3, Prato 1. Si parte dunque con il Breganze in vantaggio per 3-1 sul Prato. Il terzo gol è segnato da Compagno, a nostro giudizio migliore in pista, assolutamente grande protagonista dall'inizio fino a questo momento. Due gol infatti portano la firma proprio del capitano del Breganze. Breganze che si porta ancora avanti, sempre Compagno da solo in contropiede, grandissima azione ancora di Compagno che si beve in sostanza tutta la difesa del Prato a tu per tu con il c'è il gol del Prato, c'è il gol del Prato in contropiede. Il Prato accorcia le distanze, è proprio vero, è un classico gol sbagliato, gol subito. Maurizio Baldesi in contropiede ha accorciato le distanze. Stavamo descrivendo l'azione di Compagno straordinario che si è bevuto tutta la difesa del Prato, ha cercato di scartare anche il portiere Zampoli che è riuscito con il guantone a neutralizzare l'ultimo tocco di Compagno nel capovolgimento di fronte, nel capovolgimento dicevamo Baldesi davanti a Dalla Valle è riuscito a segnare il gol del 3-2, quindi gol sbagliato, gol subito. Il Prato rientra in partita quando mancano 7 minuti e 40 alla fine del match, quindi il Breganze è avanti per 3-2, quindi un solo gol di vantaggio. Prato che adesso ci crede, ancora Baldesi, serve Santoro da questi indietro per Esposito, Branchetti, scambiano i due. Prato che ha ritrovato il coraggio, la forza dopo il gol di Baldesi del 3-2, si riporta in avanti con convinzione, il tiro però è sbagliato di Baldesi, recupera Costanaro che cerca di servire Sgaria ma la palla viene però intercettata dai difensori del Prato. Ancora Costanaro, un tiro deviato, la pallina si alza, quindi il gioco riprenderà con una punizione in favore dei rossoneri vicentini. Breganze dunque in fase d'attacco, sul punto di battuta Compagno e Costanaro, probabilmente sarà Compagno a toccare per Costanaro dotato di un gran tiro. Costanaro però preferisce servire Sgaria, ancora Costanaro, la palla in centropista per Compagno, questa volta però si fa anticipare il capitano rossonero e Baldesi riporta la pallina in avanti, ancora Baldesi circondato però da un nuvolo di avversari del Breganze, finisce per perdere la pallina, riparte quindi Breganze in contropiede con Sgaria, cerca di saltare un avversario, ci riesce ma è il secondo però in recupero gli porta via la sfera. Breganze che pressa i giocatori del Prato. Ancora Prato finisce poi con commettere fallo Compagno. Time out intanto chiesto dall'allenatore del Breganze Patrizio Lorenzini. 6-10 alla termine del match, Breganze 3, Prato 2.
Finito dunque il minuto, dopo le raccomandazioni dei tecnici Mendolo e Lorenzini si ricomincia. Compagno recupera la pallina in fase difensiva, Compagno avanza, da solo scambia con Costanaro, scambia nei due, Breganze in avanti, ancora Compagno, cerca un numero in area, viene fermato però dai difensori del Prato, la pallina termina sulla stecca di Costanaro, scambia con Sgaria, ancora Sgaria contrastato da Santoro, mantiene però il possesso di palla, scarico per Costanaro, da questi a ancora a Compagno, Costanaro apre dalla parte opposta per il numero 5 del Breganze dalla Valle, c'è però un'infrazione, gli arbitri fermano il gioco e concedono quindi una punizione in favore del Prato. Prato in avanti con Santoro, da Santoro verso Branchetti, la pallina però viene recuperata da Dalla Valle, che serve immediatamente Sgaria. Sgaria in possesso di pallina per ancora Dalla Valle, scambiano due dietro la porta difesa da Zampoli, poi lo scarico per Costanaro, Costanaro mette una palla accompagnata in mezzo all'area, palla che però non viene sfruttata dai compagni, può ripartire dunque il Prato, Prato che lo ricordiamo è sotto per 2-3 nei confronti delle Breganze, Breganze che recupera con Dalla Valle, da questi a Sgaria, Sgaria viene fermato, Esposito per il Prato, riporta in avanti la pallina, Branchetti ancora per Esposito, ancora per Branchetti, da Branchetti a Baldesi, autore dei due gol che permettono al Prato di stare ancora in partita. C'è una palla alta intanto fischiata dagli arbitri, quindi il gioco riprenderà nella zona centrale della pista. Prato in avanti, Esposito, palla in mezzo, pallina spizzicata da un difensore del Breganze, Breganze che si è già riportato nella metà pista del Prato con il capitano Francesco Compagno. Indietro per Costanaro, Costanaro tenta il tiro dalla distanza, la pallina viene deviata, recuperata però da Sgaria, quindi ancora in zona di attacco il Breganze. Compagno si porta a spasso la pallina, lo scarico per Costanaro, ancora Costanaro con calma per Sgaria, Sgaria perde la pallina, la recupera Branchetti per il Prato, Prato che però non riesce a sfruttare l'azione di rimessa, Compagno in area, il tiro di Compagno a tu per tu con Zampoli, un tiro, ha cercato di piazzare la pallina bassa alla destra di Zampoli, pallina che però non è riuscita ad andare a segno, recupera però ancora il Breganze con Sgaria nell'angolo, contrastato da Branchetti, c'è un fallo poi di Sgaria, quindi la partita riprenderà con una punizione in favore dei gialloblu del Prato. Time out intanto chiesto proprio dal tecnico del Prato Davide Mendo, 2:25 alla fine di questa finale scudetto under 15, Breganze 3 Prato 2. Troppo forte, si sente tutto il dinero. Ecco su,
Si riprende con il Prato in avanti, 2-11 alla fine, sempre 3-2 Breganze. Compagno, lo scarico per Costanaro, dialogano molto i due, ancora Costanaro aggredito da Baldesi. Prato che gioca forte, adesso sarà costretto, recupera la pallina intanto proprio il Prato, l'occasione per il capitano, il numero 3 Barzocchi, servito da Branchetti. Era una buona occasione per il Prato, non sono riusciti però i gialloblu a concretizzare. Siamo già dalla parte opposta con il Breganze, con Sgaria che cerca di mantenere, di difendere la pallina dall'attacco dei difensori del Prato, ci riesce poi per un breve momento, poi la perde e Baldesi si catapulta in avanti, fermato irregolarmente da Compagno. Ci sarà una punizione infatti in favore del Prato, 1-22 al termine, sempre 3-2 Breganze. Prato in avanti alla disperata ricerca, punizione sbagliata, Compagno tutto solo, Compagno si mangia il gol dello scudetto, Compagno tutto solo davanti a Zampoli si è mangiato completamente il gol che poteva dare il 4-2 e di fatto chiudere la contesa. 56 secondi alla fine, ancora Breganze in avanti, fallo su Sgaria, occasionissima per il Breganze, il migliore in pista in assoluto Francesco Compagno, ha avuto sulla stecca la pallina buona per chiudere il match, si è allargato e non è riuscito poi a colpire la pallina di quel tanto che bastava a segnare il gol della vittoria. Breganze che rimane comunque in vantaggio per 3-2, 39 secondi al termine, palla al Prato che si butta in avanti alla ricerca disperata del gol del pareggio. Esposito mette in mezzo la pallina, però viene intercettata dai difensori rossoneri, difensori rossoneri che ripartono adesso con Sgaria. Sgaria subisce il fallo, Breganze quindi che ha la pallina sulla stecca, errore clamoroso ancora di Compagno che ha lasciato la pallina a Baldesi in mezzo all'area. Baldesi non ne ha approfittato, ne approfitta adesso il Breganze, 5 secondi, Compagno in possesso di pallina, è finita, il Breganze è campione d'Italia, è successo di tutto in quest'ultimo minuto. Il Breganze però è riuscito a mantenere nervi saldi, a conquistare il titolo di campione d'Italia Under 15. Finale bellissimo qui al Capannino, con occasioni da una parte e dall'altra, soprattutto come detto nelle ultime concitate fasi del match. Finisce con il Breganze in festa, Breganze che ha battuto il Prato per 3-2, la successione delle reti al primo minuto e 30 Baldesi per il vantaggio del Prato, il pareggio all'ottavo di Costanaro, Compagno portava poi in vantaggio il Breganze per 2-1, ancora Compagno per il gol del 3-1 al sesto minuto e 50 del primo tempo. Nella ripresa all'undicesimo Baldesi ridava animo al Prato con il gol del 3-2, a nulla ha servito poi il forcing finale dei gialloblu. Finisce con il Breganze campione d'Italia Under 15.